Presidente, due iniziative in linea con il programma della Regione per promuovere l'Expo all'estero. Due iniziative molto interessanti. La prima, Made in Europe, un'iniziativa che ha avuto la sponsorizzazione del Parlamento Europeo e della Commissione per promuovere la sicurezza alimentare. Ed è un tema molto caro a Regione Lombardia, che proprio in vista di Expo ha preso un'iniziativa per far sottoscrivere ai paesi europei un protocollo di impegno contro la contraffazione alimentare. Un rischio per la salute e un danno grave per le imprese italiane. E la seconda, questo Italian Luxury in the World, che è un giro per promuovere il Made in Italy fatto con un aereo con modalità molto suggestive. Prima di Expo toccherà 12 paesi il Made in Italy, uno showroom volante per promuovere il Made in Italy in vista di Expo. Due iniziative che come Regione Lombardia noi intendiamo sostenere. Presidente, siamo alla vigilia del voto per il nuovo segretario. Vi aspettate una grande partecipazione? Sì, è la prima volta e quindi, essendo la prima volta, non ci sono paragoni o precedenti. Però ho voluto dare a tutti i militanti la possibilità di scegliere il prossimo segretario, l'elezione diretta del segretario. I seggi saranno aperti in tutte le province delle regioni dove la Lega è presente dalle 9 di domani mattina alle 17 e abbiamo un sistema di rilevazione molto avanzato, per cui prima delle 19 penso che saremo in grado di dare i risultati, se non definitivi, almeno il risultato parziale, che sarà comunque significativo. Dopodiché, formalmente da statuto, il segretario sarà eletto dal congresso che si terrà il 15 dicembre, ma immagino che i delegati del congresso non potranno non tener conto del volere dei militanti. Nella Lega funziona così. Un esperimento nuovo, ma ho tenuto a farlo perché voglio dare davvero la parola ai militanti, che sono quelli che tengono viva l'azione politica della Lega. Sul fronte nazionale invece si dice che a questo punto serve una nuova legge elettorale e poi bisogna andare subito al voto. Secondo lei il Parlamento è delegittimato dopo la sentenza della Consulta oppure? No, non è delegittimato. Il Parlamento anzi è chiamato a fare una nuova legge elettorale. Adesso c'è questa strana situazione per cui, interpretando come io interpreto la sentenza della Consulta, non c'è più una legge elettorale, perché non rivive neanche il Mattarellum e quindi se il Parlamento non fa una nuova legge elettorale semplicemente non si può andare al voto. È la garanzia di lunga vita al governo, insomma, come conseguenza. Io mi auguro che il Parlamento la faccia rapidamente, perché non si può impedire ai cittadini il ricorso alle elezioni se dovessero verificarsi le condizioni e mi pare che siamo molto vicini a questo.